Ciao a tutti e bentornati in un nuovo LearnMass. Questo sarà l'ultimo LearnMass di quest'anno. Dunque, se siete arrivati fin qui, io vi ringrazio tanto, vi ringrazio per il supporto. Spero che questa iniziativa vi sia piaciuta. Fatemi sapere se volete che io la ripeta il prossimo anno. Ad ogni modo, prima di ringraziarvi ufficialmente e chiudere il LearnMass, faremo un'ultima mini lezione. La lezione di oggi è sulla traduzione del verbo to visit in italiano. Questa domanda la ricevo spesso durante le lezioni, perché molti studenti mi chiedono: ma to visit si può utilizzare quando andiamo a visitare delle persone? È una domanda molto intelligente, perché infatti non possiamo utilizzarlo quando andiamo a visitare le persone. Cerchiamo di capire quali sono i due verbi che utilizziamo e quali sono le differenze tra questi. La prima traduzione di to visit è ovviamente visitare. Visitare si utilizza in due casi. Si utilizza quando parliamo di città, paesi o regioni. Per esempio, ho visitato gli Stati Uniti tante volte. Ho visitato gli Stati Uniti tante volte. Inoltre, visitare si utilizza anche con dei luoghi di interesse o delle attrazioni turistiche. Per esempio, quante volte hai visitato il Colosseo? Quante volte hai visitato il Colosseo? Anche qui il Colosseo, essendo un luogo di interesse o un'attrazione turistica, richiede l'utilizzo del verbo visitare. Ma cosa si utilizza quando parliamo di persone? In questo caso utilizziamo andare a trovare, che letteralmente significa to go find. Se io voglio dire I will visit my grandmother this afternoon, utilizzerò andare a trovare, perciò la traduzione diventa andrò a trovare mia nonna questo pomeriggio. Andrò a trovare mia nonna questo pomeriggio. Ovviamente si può utilizzare anche venire a trovare. Per esempio, se io voglio dire ad un'amica o ad un amico, come visit me, utilizzo venire a trovare. Facciamo una frase. Quando mi vieni a trovare? Quando mi vieni a trovare? When do you come visit me? When do you visit me? Per città, stati, regioni, eccetera, così come per luoghi di interesse o siti turistici, utilizziamo visitare. Quando invece parliamo di persone, utilizziamo andare a trovare o venire a trovare. Abbiamo finito con quest'ultimo LearnMass, spero che sia stato utile e spero che anche questo vi abbia insegnato qualcosa di nuovo. Come vi dicevo all'inizio del video, vi ringrazio tanto per essere arrivati fino a questo LearnMass. Se il video vi è piaciuto e se l'iniziativa vi è piaciuta, mettete un like ed iscrivetevi al canale e fatemi sapere se volete che la ripeta il prossimo anno. E io ne approfitto per augurarvi un buon Natale e felice feste a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. Vi mando un bacio grande e noi ci vediamo presto con un nuovo video. A presto!